Segna pure. Questa qui è una siringa per... come si potrebbe chiamare? Siringa per disareare le mucche. Quando mangiano il fieno si gonfia la pancia. Questo qui te lo metti là in quel posto, tiri, viene fuori l'aria e le mucche non muoiono più. Allora scrivi un trapano cecchetti a mano. Cos'è questo? Sì, quello lì. Con serie di punte di acciaio, pezzi 9, passo a pollici. Poi due filiere Vitvor da un pollice e un quarto femmina. E una filiera da mezzo pollice sempre femmina, Vitvor. Sì, ma io dico una cosa, passi la carrucola da pozzo, la siringa sgonfia pecore, ma dico, un trapano con le punte in pollici, chi se lo comprerà mai? Egidio, tu non lo sai come va il mondo, tu vedi che le cose stanno tornando indietro, le donne oggi si vestono come 30 anni fa, quindi le cose tornano di moda, per cui è un bel momento. Ma cosa c'entra? Secondo te uno che deve fare un buco con un trapano si pone il problema se deve andare di moda? Andiamo avanti, va, che qua non si finisce più. Salve. Senta, io dovrei... Ciao. Passavo e mi chiedevo se potevo lasciare questi avvisi per un corso di biodanza. Vedi, un viaggio attraverso il nostro corpo. Posso lasciarli qui? Sì, sì, certo. Biodanza, eh? Interessante. Scusa, sarebbe? Ma niente, ci si trova, si balla, ci si libera, è uno scambio energetico. Ma guarda, interessante questo trapano. Cos'è, un cecchetti? Sì, la signorina sì che se ne intende, è proprio un cecchetti ed è un pezzo unico, più unico che raro. Raro sicuramente. Vero davvero, e quanto costa? Solo 30.000 lire per lei. Va bene. Beh, allora io vado, eh. Ciao. Ui. Beh, questo ci ha incantato. Ma corri di dietro, dunque. Dai, dunque, corri, corri. Oh, zio. Oh, come ti chiami? Egidio! Ciao! Ciao! Oh! Abbiamo mangiato dell'oca stamattina? No, mi scusi, stavo salutando. Salutando, eh? Io danza. Interessa. Sì, sì, sì! Pronto, dimmi! 150 vitelli croati, sì, compro! Sì, pronto? Ma che cazzo di posto, non c'è segnale, non c'è rete, ma... Bellissima, ti voglio bene. Sei stupenda. Ciao. Bello. Sei felice? Sei contento? Benvenuta, Gigi. Sarai felice? Ciao, che bello. Resta con noi. Io mi chiamo Sole. Sì, io sono bello. Cosa stanno facendo? È un esercizio corporeo di esternazione. Serve per apportarci meglio con gli altri. Interessante. Carino, bella la tua divisa. È molto anni 70. Senti, io non sapevo cosa mettermi. Non so, tempo fa giocavo a basket, alle medie. Poi dopo ho smesso. Senti, adesso mettiamo su un po' di musica per fare un esercizio che rilassa la mente e per trovare un proprio equilibrio spirituale. Tu che rapporto hai con la musica? Oh, buono. Sì? Sì, anche se ultimamente... Scommetto che suonavi flauto alle elementari. No, suonavo l'ocarina. Non è un problema. No, no. Ragazzi, mettiamo un po' di musica. Thank you.
cerca di trovare la tua centralità, l'istintualità del gesto. Sei sciolto? Ti muovi bene? Lasciati coinvolgere. Già. Allora com'è andata? Hai ballato sì o no? Perché l'altra sera il nostro Gigi è andato a ballare. Sì, ma sono cose fatte per loro, che sono ragazzi, non c'hanno mica l'artrite loro. L'artrite? No, ma più che ballare, è come una ginnastica. Come una ginnastica? Una cosa così come si fa in palestra? Ma sì, sono una serie di passi che aiutano a esprimere la personalità. Ma che roba! Ah, sì, e chi suonava? No, che suonare? Senza orchestra, senza musica. Ci si deve rapportare con gli altri. Ci si rilassa, si comunica. Come? Qui ci bisogna spiegarsi. Gidio, hai fatto l'amore? Ciao. Ciao. Senti, io sono venuta a portarti questo. L'hai lasciato in palestra. Grazie. Cosa hai fatto nell'occhio? Ma qui niente. Diciamo un piccolo incidente. Un incidente? Ma sì, ho captato una vibrazione negativa. Beh, senti, allora io adesso vado. Ti va di fare due passi? Va bene. Fammi vedere. Ma è molto nero. Ti fa male? Ma no, sono altre le cose che mi danno fastidio. L'arroganza, certa gente. Quando avverto nell'aria sensazioni strane, energie negative. Scusami, ma non capisco. Ma che ne sai tu dell'energia? Solo 100 anni fa non si conosceva l'energia elettrica. È una questione di polarità. Come polo positivo e polo negativo? Ma che ne so, non me ne intendo di tecnica. La donna difficilmente ragiona, non è logica. È intuitiva, percettiva. Bello questo posto. Sento un'energia buona. Mi ricorda una storia passata. Ci verrai a cavallo? Io non so andare a cavallo. A me insegnò un vecchio guru siciliano, un uomo di 50 anni. Si faceva chiamare la Nuvola. Nuvola? Come il capindiano? Ma non lo so, no, non credo. Comunque niente, una volta eravamo in un ristorante vegetariano con la sua tribù, mi sfidò a buttarmi da una finestra al primo piano. E guardai giù, poi mi sono buttata. Come buttata? Sì, buttata. E poi niente, sono tornata su e gli ho detto guarda, ce l'ho fatta. Si è buttato anche lui e l'hanno portato al pronto soccorso. Cose che succedono, lui si è fatto male e io no, poverino. Io non so se sono coraggioso. Vuol dire, non è che in ferramenta viene un cliente e ti chiede di buttarti giù dalla scala. È una questione di opportunità nella vita. Mia madre se n'è andata che io ero piccolo. Così io sono cresciuto fra viti, chiodi, bulloni, trapani, in ferramenta, con mio padre, mio zio, i miei nonni. Certe volte mi è venuta la voglia di mollare tutto. Però in realtà non ne sono mai stato molto convinto. Ah, la vita. A me piace la vita. Mi piace correre, ridere, danzare, giocare, arrampicarmi, cavalcare. Beh, perché mi guardi così e ridi? Non so, ti guardavo e mi vengono in mente le Amazzoni. Kira l'Amazzone. Suona bene. Sa un po' di circo. Ah, mi piace anche il circo. Signori e signori, con grande gioia presentiamo un numero eccezionale. Abbiamo l'onore di avere con noi Kira,
l'amazzone in un numero di alta acrobazia. Rullo di tamburi. Oh, dove vai? Grazie per il polsino, eh. Ma niente. Ah, senti, io venerdì sera do una festa a casa mia. Una roba anni 70. Mi farebbe piacere se tu venissi. Certo, vengo. Bene. Grazie, eh. Ciao. Wow! Get off, pa-pa-pa-pa-ra! I am a sex machine! I am a sex machine! Get off, pa-pa-pa-pa-ra! I am a sex... Get off, pa-pa-pa-pa-ra! Get off, pa-pa-pa-pa-ra! I am a sex machine! I am a sex machine! Ooh! Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. Allora? Bello. Fantastico. Sei bello. Ma siete proprio sicuri? Complimenti. Bravo. Veramente bravo. Sarà. Chi sei? Sono Egidio. Ah, scusa Egidio, non t'avevo riconosciuto. Beh, dai, carino il tuo vestito. Allora, lascia perdere, guarda, è un disastro. Mi sembra di essere Kojak. Però forse se mi tolgo gli occhiali, eh? Come no, vado? No. O meglio. In fondo lo trovo originale, sì. Sei originale. Beh, senti, questi sono per te. Non dovevi, grazie. Ciao. Vado a mettere via e ci vediamo dopo, Ciao! Cuore acciaio, gigva, cuore d'acciaio. Cioè, che poi ti viene da dire, l'universo, no? Cioè, è vasto. Tutti, non so, gli gnomi, gli angeli, che ne so, tutte quelle entità che, dai, che sono qui nella Terra. Dischi volanti. Io poi ho pensato che agli UFO ci credo. Ehi, Rob, sei sempre sulla mia strada. Certo che il tuo vestito è un bello schifo, eh? Lo so. Anche lei, qui. Beh, babe, vedi, questo è il mio territorio. Cosa credi? Ti piace? Bello, eh? Mi ha tenato. Stesse must. Girerà Strungheri. Sì? Sì. 200 vacche? Olandesi. Va bene, quando? Martedì. Sì, confermato. Allevatore? Import e export. Ramo macello, sai, meno sbattimento. Ti piace la mia donna, eh? Chi? Kira? Un bel tipo, non è che ci sa fare. Ma i suoi amici non capiscono un cazzo. Tutti vegetariani. Va. Ciao! Ciao. Prendi qualcosa?
una tisana al carciofo, al ramandolo, molto dissetante. Che so, del vino biologico? Qualcosa di più forte no, eh? E allora ti viene da dire, ma veramente conosciamo solo ciò che ci vogliono far conoscere, dai, no? Hai ragione. L'altra sera stavo tornando a casa in macchina, in campagna. All'improvviso ho visto una luce fortissima, come un asteroide. E poi ha rallentato, ha cambiato direzione, come se venisse verso di me. E tu cosa hai fatto? Gli hai dato gli abbaglianti? Ehi! Bene a farlo. Poi anche ciondolo, bello, strano, intrigante. Assomiglia a un cercafase degli elettricisti. Ce l'abbiamo anche noi in ferramenta. Veramente lo danno al corso di radiestesia. Cos'è, una scuola serale per elettricisti? Hey! È un'antenna, un generatore astrale eterico. Pulisce l'aria, un catalizzatore. Aiuta il pensiero. Insomma. A un certo punto il pensiero è anche concreto, no? Certe forme di pensiero ti inquinano, appesantiscono l'aria. E questa antenna, questo catalizzatore, ti aiuta. Non ti sembra bello? Bellissimo. Di, ma cosa c'è? Non ti diverti? Ho conosciuto il tuo uomo. Simpatico. Ci conosciamo da anni. Ah, addirittura. È lui, per caso... quello delle vibrazioni? Sono cose che non ti riguardano. Scusami, io pensavo, insomma, io non capisco. Che c'è da capire? Lascia stare. Pensi che le cose succedano per caso? Cioè, voglio dire, il fatto che io mi sia seduta qui. Sei tu che fai da conduttore. Non esiste che si muova da sola. Basta, stai esagerando! Hai esagerato tu! Se la sai usare ti dice se le uova sono cattive, se la verdura è andata male, se l'acqua è potabile. Se gira in senso antiorario è roba cattiva. Se si muove su e giù allora è ok. Guarda, si muove. Penso che io e te siamo compatibili. Lascia perdere. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gira! E tu? Egidio! Ciao! Ciao!